Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Mamma mia, allora, ragazzi. Ragazzi, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Allora, ieri, allora, partendo dal presupposto che non bisogna... Allora, bisogna essere felici per delle ragioni. Però bisogna anche riflettere su altre. Facciamo, allora, per un attimo, facciamo le persone ragionevoli, ok? Esprimiamo la nostra felicità in maniera positiva, a mio modo di vedere. Ok, io stamattina veramente spaccherei tutto. Sono felicissimo perché finalmente, dopo tanto tanto tempo, vedo una squadra che anche in un momento di difficoltà, dove ieri abbiamo fatto un brutto secondo tempo, a parte gli ultimi 20 minuti, dove ci siamo comunque, abbiamo preso il gol e ci siamo comunque ripresi, abbiamo meritato il pareggio a mio modo di vedere. Ok, abbiamo una squadra che reagisce, una squadra che corre, una squadra che si impegna, una squadra che dà l'animo, una squadra che sputa sangue, una squadra che gioca tutta unita per un obiettivo. È una squadra che sta eliminando quelle zavorre, quelle brutte zecche che c'erano prima, con quelli nuovi, Castiglieco, Rebic, Ibra, Leao, che adesso gioca finalmente con continuità anche lui, anche se è rientrato dopo, comunque ha dato il suo ottimo contributo. Sto vedendo che anche quelli vecchi, che sì, è rientrato, ha spaccato in due la partita, anche se gli altri erano morti, ovviamente è facile anche così, perché comunque lui comunque ci ha corsa, gli altri erano morti, però è entrato con la voglia giusta, la grinta giusta, e ha spaccato la partita. I problemi però adesso ci sono ancora, ragazzi. Non pensiamo che ieri, perché se ieri non pareggiamo alla fine, cioè ieri siamo qua a parlare di tutt'altro, quindi parliamoci un attimo chiaro comunque su questa cosa qua, che ieri se non pareggiamo alla fine siamo qua a parlare con i 6, con i ma non si ottiene niente. Ieri abbiamo vinto, siamo felicissimi. Però stiamo a parlare di tutt'altro. I problemi ci sono, i miglioramenti sono tantissimi, e per questo che sono felice, perché l'hanno iniziato veramente bene con grossi, grossi miglioramenti. E questo veramente mi rende felice, perché è lo spirito e l'anima della squadra che vedo nuova, quella che mi fa essere positivo. Fra l'altro ieri veramente non c'entra un cazzo, questa crema qua per il viso che mi ha regalato un amico Donato, ragazzi, se volete vi do il numero di Donato, guarda, non voglio fare pubblicità adesso, ma è veramente una bomba per il viso. Guarda, ti metti su sta crema, c'è la pelle proprio liscia, liscia, liscia. Me l'aveva detto, fa, guarda che è una bomba. Mi ha lasciato anche le altre, poi proverò anche le altre. Anche se questa qua spray c'è, veramente. No, perché sto facendo il video, sento un buon odore, veramente. Dico, cazzo, ma è proprio, proprio buona. Veramente, ragazzi, questa qua è top. Adesso poi proverò le altre e vi darò cose. Poi se avete il numero, che avete problemi di rughe o cose, o avete la pelle secca, questa qua veramente o proprio ti dà proprio un buon odore. Andiamo avanti, non c'entra un cazzo. Ogni tanto sapete che mi perdo via, ho visto la crema lì, mi è venuta in mente, perché sto facendo video, sento un buon odore e mi viene in mente questa cosa. Stavamo dicendo, sono proprio di buon umore oggi. Sono, quando poi vinciamo sono felice. Problemi o non problemi, vinci e sei felice. Comunque, problemi o non problemi, perdi e sei incazzato nero. Cioè, dai, cazzo. Comunque, allora, abbiamo ancora dei problemi. A parte ieri molti mi avete chiesto Spaghettino come ha giocato. Spaghettino è un mostro. Ormai non ho più parole, non nomino neanche, perché comunque è un punto fermo. Prima era un punto di domanda, adesso è un punto fermo. Prima punto di domanda, adesso punto fermo. Spaghettino è un punto fermo. Infatti Suso, che poi ne parleremo stasera del calciomercato, perché adesso oggi pomeriggio riguarda ancora la partita che l'ho registrata, e faccio le rastapagelle. Dopodiché, stasera facciamo anche un video sul mercato, stasera tre video, ne faccio più brevi del solito, meno di 10 minuti, e ne facciamo tre, ne facciamo. Allora, non che tutti i giorni ne faccio tre, perché per niente, giovedì c'ho la live e ne farò due video più la live. Comunque, ragazzi, sono felicissimo per questi nuovi miglioramenti. I problemi, a me dispiace, ma... Cioè, siamo arrivati al capolinea. Cioè, noi, Boban, non puoi spendere soldi. Ok, prendi un terzino destro. Non c'è, Ale, non c'ho i soldi per prenderlo, perché doveva stare nel fair play. Va bene, c'è gli Abate senza contratto. Riprendi Abate, guarda, ragazzi. Alzi la mano destra chi preferisce Abate a Calabria e a Conti. Cioè, veramente.
piuttosto Abate, se si è allenato bene, che tanto Abate è un grandissimo professionista, in questi mesi qua si sarà allenato in cerca di una squadra che non è arrivata, secondo me ingiustamente, perché si meritava una squadra Abate, perché per me è un ottimo terzino, è un gran buon terzino, ancora la sua età, comunque fisicamente c'è una corsa della Madonna, c'è un po' i paraocchi, c'è un po' più di quadri quando mette i cross, ma comunque con Abate non passi, cioè ieri Conti che li faceva, quando lo puntavano li faceva fare quello che volevano, cioè su uno contro uno o Conti. Un terzino comunque su uno contro uno deve saper difendere, lui proprio non sa difendere, oltre che non attacca, questo qua non sa neanche difendere, perché perlomeno Rodriguez dall'altra parte che è una pena umana, però comunque a difendere è difficile passarlo. Conte invece lo salti via come cazzo vuoi, fa delle buone diagonali, per l'amor di Dio, fa delle buone diagonali tutto, ma poi fa anche dei falli, cioè non lo so, non lo riconosco, io sarà fuori ruolo che magari lui gli piace fare là le cose, però io non è che lo vedo tanto in questa fase di spinta, Boh, cioè ragazzi, io c'ho veramente su Conti dei seri dubbi, su Calabria proprio c'ho delle certezze, che è una pena, non lo so. In mezzo al campo, allora, stranamente, stavo parlando anche con ragazzi ieri, stranamente, da quando sono arrivati quelli nuovi che già c'erano prima ma non hanno mai giocato, quelli nuovi che stanno facendo faville, tipo Rebic, anche se stasera ti darò, oggi pomeriggio ti do un voto in meno per quella cagata che hai fatto, perché meno male che non tappo fuori, perché sono lì da uccidere. Da quando sono quelli nuovi? Quelli vecchi casualmente hanno riniziato a correre, vorrei capire il perché. Perché anche ieri che si è entrato si è impegnato, c'era Logo, è entrato, sembrava in mezzo al campo, sembrava quasi Modric, a parte il primo passaggio che ha fatto, che tra un po' entro in televisione. Però comunque c'era Logo, è entrato determinante, gol di destro, gol di sinistro, addirittura correva, cosa pare che è sempre impegnato, però ci ha messo anche qualità finalmente. Casualmente quando uno si sente il pepe al culo, che la panchina comunque calda in panchina anche se fa freddo, uno si rompe i coglioni di starli seduto a vedere i compagni giocare, quindi comunque si impegna doppiamente. Invece prima avevate tutto il posto fisso, la Checco Zalone proprio, vi piaceva il posto fisso. Col cazzo che c'è il posto fisso adesso, perché ci sono quelli nuovi. Quindi il posto fisso ce l'avete in culo, ce l'avete. E casualmente adesso hanno reiniziato a correre, casualmente. Hanno riniziato a correre. L'unica certezza ancora che abbiamo è che Piontek, una pena umana, va dato via, perché mamma mia Piontek. Bellissimo lo scavetto da metà campo che ha scavalcato Sirigu con palla in rete, che è finita praticamente in braccio al bambino che c'era nell'anello arancione, neanche in quello verde, in quello arancione dall'altra parte. Mamma mia che cesso! Mamma mia che cesso di uomo! Vabbè che sei destro, ma sinistro, una ciabattata, c'era da solo, anche non era neanche disturbato. Non dico di far gol, ma almeno tirala un metro dalla porta, sei un giocatore di Serie A, Cristo di un Dio. Mamma mia che cesso ribelle, mamma mia, vabbè. Comunque ragazzi, continuiamo a iscriverci su Instagram, ma anche a seguirmi su Instagram, alex.restelli_84. Abbiamo fatto 100 iscritti da ieri, vi ringrazio tutti, benvenuti a quelli nuovi. Campanella aggiornamenti, prego, clic, 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 clic. Ragazzi, ci sentiamo oggi per le Rastapagelle, sono felicissimo, ciao.